Eccoci ritornati, ragazzi, su Pokémon versione argento sul silver. Sto registrando che è il sabato 20 aprile e nello scorso episodio abbiamo percorso il bosco di Lecci, arrivando alla fine in questa ridente città, nonché la più grande città del gioco, Fiordoropoli. E ricapitoliamo un attimo la squadra: abbiamo uno Zubat livello 15, un Quilava livello 21 e un Togepi che si è appena schiuso dall'uovo, ma che non ci interessa, un Sentret che tengo solo come appunto per insegnargli le mosse tipo tagli, quelle cose lì, flash. Ok, quindi senza dilungarci, perché ho visto che comunque gli episodi durano almeno una ventina di minuti normalmente, allora Zubat ha imparato la sua prima mossa utile, che è Morso, che lo butto giù in un colpo. Perfetto. Senshu, bel Pokémon. Tentenna. Se ci diminuisce la precisione è un problema. Però noi andiamo a segno lo stesso. Uno Spearow. Qui bastano due morsi per mandarlo a capo. E la comodità di morsa è che fa tentennare spesso gli avversari. Molto bene. Se vedete la mia faccia stralunata è perché mi sono appena svegliato e non è che abbia neanche dormito poi così tanto. Come al solito ricordiamoci di salvare in slot appositi. Vediamo un po' che tipologie di selvatici possiamo trovare. Un Drowsy, se vuol venire, no? Oh! Siccome questo tizio ci fa teletrasporto, quindi fugge alla prima occasione, io direi di provare con una Mega Ball. Abra non sarebbe per niente male in squadra. Preso. Ma vieni. Beh, sapete cosa vi dico. Che sarà il nostro prossimo Pokémon. Eh sì. Assolutamente. Tanto questo tizio ci ignora. Devo solo pensare un attimo, perché Abra si può
come si può dire, si può evolvere, cioè poi in Alakazam con lo scambio oppure con dei trucchi, comunque penso che riuscirò in qualche modo. E proviamo con sgomento. Non ha effetto perché è normale, vero? Si fa molto più male lui, ok. No, Abram non ha ancora mosse. Andiamo di un bel rotafuoco, dai. Marip. Beh, contro Zubat è meglio usare qui lava, visto che sarebbe comunque super efficace l'elettro. Allora, sapete cosa faccio? Prima di allenare ulteriormente i miei Pokémon in questo percorso, vado a curarli, se riesco a non farmi vedere. Questi sono i padroni. Questo è... questa è la pensione Pokémon. Bel lavoro. I Pokémon che mi hai donato tu stanno benone, nonno. E anche tu mi sembri piuttosto in forma. Ah, Divano. Vi presento, questo è Divano, allenatore. E di Pokémon ne sa un bel po'. Non al tuo livello però, nonno. Vieni con me, Divano. Pensione Pokémon, se non erro, fu introdotta proprio in oro argento. E la cosa interessante, molto interessante, fu il fatto di poter fare accoppiare i Pokémon dello stesso tipo per avere un nuovo e quindi, a seconda dei casi, avere dei Pokémon baby tipo Magby, Elekid, Pichu, eccetera. E inoltre, facendo accoppiare dei Pokémon, per esempio rari come gli starter con Ditto, no? Ditto, e se siccome si trasforma in tutti i Pokémon, siccome si trasforma insomma in tutti i Pokémon, si può appunto far nascere anche gli starter, insomma. Lì c'è un poliziotto che mi sa che non riusciamo ad evitare. Allora io, previdente, do una, se riesco, pozione, visto che ne abbiamo comunque, a Zubat, e andiamo di... No. Lo possiamo evitare, bene, siamo arrivati a Fiordoropoli, che è la città più popolosa della regione. Ora voglio scendere ad allenare un po' con gli allenatori che abbiamo saltato i miei Pokémon. Bene,
Lei ci ricorda che non esistono Pokémon più forti in assoluto. Ok, allora prima di esplorare la città, che comunque è molto 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 grande, infatti ci vorrà penso più di un episodio, andiamo a allenare un po' Zubat prima ancora di Arla. Strider. Buono il fatto che tentenni. Sembra un vecchio. Abbiamo visto la Crystab. Una buona botta di esperienza. Finalmente sono 16. E non ricordo se al 16 o un livello superiore che si vuole, vediamo. Ah, un livello superiore. No, niente numeri perché è troppo palle. A questo poliziotto bisogna parlare. Ah, di notte. Lui ci becca di notte. Possiamo sfidarlo. Se avessi una mossa volante, vedete, potrei essere super efficace contro Mankey, che è di tipo lotta. Diglett, beh, non può farci molto. Non ha... cioè, a parte che mosse tipo fossa, che comunque non ha ancora imparato, non potrebbero toccarci. Eppure ci dà una bella quantità di esperienza. Rifiuto e vado avanti. Questo l'abbiamo già sfidato. Ci rimaneva appunto quella tizia. Bello ditto. Anzi, utile più che solo bello. Facciamo così. Un morso. Lui, come vedete, si trasforma in Zubat. Bene, allora adesso usiamo una Pokéball per provare a catturare questo ditto. Bene, catturato. Ovviamente non farà parte della nostra squadra, ci servirà solamente per fare uova, in caso. La sua capacità di trasformarsi è perfetta, ma se lo si fa ridere perde subito il travestimento. Ecco l'altra. Sono tra i Pokémon più inutili in assoluto. Bulbasaur invece è un bel Pokémon, soprattutto a questo livello del gioco.
ci riduce l'attacco. Mannaggia lui con questo parossisseme che si ricarica. Sto 7, bene. Attacco da ala, finalmente, finalmente. Assolutamente sì. Allora, sanguisuga in un... No, sgomento inutile, diciamo, dai. Una mossa proprio del cavolo. Attacco d'ala, finalmente, invece. È una mossa utile. Infatti, lo testerò proprio con questo povero Oppi. Che essendo del tipo erba, è debole nei confronti del tipo volante. Come avete visto, il nostro Zubat non si è ancora evoluto. Nella prossima puntata comunque visiteremo per quanto possibile Fiordropoli. Quindi direi che per oggi è tutto e ci troviamo come sempre nel prossimo episodio.